Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, mi scuso ma purtroppo il file audio originale di questo video è andato perso, quindi oggi vi farò una telecronaca in stile 90° minuto. Qui ragazzi siamo nelle formazioni della prima partita, quella fra Fiorentina ed Empoli, quindi un derby toscano, con la formazione rimaneggiata perché nella seconda partita avrò l'Europa League. Come vedete qui vi sto spiegando qual è la formazione, con Alonso, Babacar, Bacikowski, Koné, Fernandez, Costa, Masina, Benalouan, Roncaglia, Tomovic e Tatarusanu in porta. E qui vi sto dicendo appunto che questa è la formazione che uso perché successivamente avrò una partita di Europa League e quindi ho rimaneggiato un po' la squadra in maniera tale da poter avere la formazione titolare per la seconda partita. Ok, con le immagini montate da me stesso andiamo alla partita, quindi agli highlights della partita. Qui ragazzi l'Empoli al terzo minuto inizia ad attaccare con Pucciarelli, qui vedete Pollone indietro e Micelizze fa un tiro che costringe subito Tatarusanu alla prima parata. Qui ragazzi nuovamente l'Empoli che attacca e Tatarusanu deve compiere ancora una prodezza. Qui ancora Micelizze, per fortuna questa volta il tiro è alto, però grande partenza dell'Empoli. Qui la nostra prima azione con Tino Costa, il tiro e Scholupski si supera. Qui dagli sviluppi del calcio d'angolo c'è un tiro di Mati Fernandez deviato e quasi gol, mi aveva dato un'impressione del gol in diretta. E qui ragazzi finisce il primo tempo con un ottimo Empoli all'inizio e noi che ci siamo ripresi verso la prima parte del primo tempo. E qui c'è il gol, qui c'è il gol di, se non ho visto male, Borja Valero. Qui c'è il gol ragazzi, un grandissimo gol. Qui nel frattempo vedete la Fiorentina festeggia giustamente, è una partita molto difficile questa qui. No, mi sa che Ilicic, non Borja Valero, scusatemi l'errore. Guardate che tiro, è grandissimo gol, 1-0 per lui. Qui ragazzi Babacar, grandissima finta, tiro deviato ed è calcio d'angolo. Dal calcio d'angolo successivo, colpo di testa e Scholupski si deve superare in una grande parata. Qui l'Empoli che avanza con Saponara. Saponara la mette al centro e per fortuna Masina ha salvato il risultato. Qui Tino Costa dentro per Mati Fernandez, ancora lui al tiro, respinto. Secondo tiro, respinto, Tino Costa davanti a Scholupski, ma Scholupski compie un vero e proprio miracolo. Qui punizione con Koné, ma il tiro è centrale e Scholupski non ha nessun problema. Qui ancora noi con Bracikowski, che la mette al centro e guardate Babacar ragazzi cosa è riuscito a sbagliare. Qui Maccarone è entrato al posto di Micelizze. Guardate, bellissima finta di Maccarone che mi disorienta, cross al centro. E grande Tatarusanu. Qui ancora l'Empoli che cerca a tutti i costi di pareggiare con Laurini, se non ho visto male, ma il pallone è fuori. Qui Saponara avanza, vedete, pallone per Croce, pallone messo dentro per Maccarone, però poi si scoprirà che in realtà era fuori gioco. Però Maccarone, vedete che qui rifiuta anche l'aiuto di Tatarusanu, leggermente nervoso, è andato comunque vicino al gol. Qui ora siamo noi con Tomovic, guardate qui, colpo di testa di Alonso, traversa, pallone che rimane sulla linea e poi la palla che finisce fuori. Incredibile. E qui ragazzi si conclude la partita, un derby combattutissimo, vinto soltanto per 1-0, ma ragazzi l'Empoli ha più volte provato a pareggiare. Qui ragazzi siamo arrivati nella seconda partita, quella d'Europa League, come dicevo, con Real Moscron. E come vedete la formazione è quella tipo, quindi con Zarate, Kalinic, Teglio, Ilicic, Borja Valero, Radovanovic, Pasquale, Astori, Rodriguez, Versalico e Tatarusanu in porta. Quindi con questa formazione affronteremo questa partita. Qui subito partiamo bene con Crisanteglio che la mette dentro per Ilicic, il tiro deviato e la palla che finisce fuori. Dal calcio d'angolo il tiro qui al volo di Zarate, ma il pallone è alto sulla traversa. Ora il Real Moscron che prova subito una reazione al tiro e ancora Tatarusanu ragazzi, incredibile parata. Qui ancora il Real Moscron. Compere, tiro deviato, bravissima la difesa. Ora avanziamo noi, guardate qui ragazzi, guardate che lancio di Ilicic, perfetto per Zarate, che è solo davanti al portiere e non può far altro che segnare il gol dell'1-0 per noi. Grandissimo gol di Maurito Zarate. Però ragazzi, oltre al gol io farei un applauso, guardate al lancio di Ilicic, veramente perfetto. E Zarate, guardate, qui non poteva assolutamente sbagliare, 1-0 per noi. Qui ancora col montaggio vediamo il Real Moscron che prova subito una reazione, pallone fuori.
Vitello dentro per Ilicic, guardate che scatto di Ilicic. Allora avanza Ilicic, prova il tiro a giro, deviazione, la palla che finisce fuori. Calcio d'angolo successivo, colpo di testa di Davide Assori, 2-0 per noi. Raddoppiamo con un cross perfetto di... Non ho visto male, il calcio d'angolo è stato battuto da Borja Valero, sì, è Borja Valero. Guardate ragazzi, pallone al centro, guardate che colpo di testa perfetto di Davide Astori. E qui ragazzi si conclude il primo tempo, andiamo a riposo sul 2-0. Eccoci qui la ripresa, tiro subito del Real Muscron che con Gulan al 48esimo prova ad accorciare le distanze. Qui grande azione di Versalico, cross al centro, Kalinic, colpo di testa però innocuo, Wagner non ha problemi. Qui ancora Borja Valero, prova il tiro, rimpallato, ancora Borja Valero, ma il difensore in anticipo spazza via la palla. Qui incredibile errore di Kalinic che non ho capito perché non ha preso palla. Calcio d'angolo successivo, colpo di testa ancora, questa volta è centrale, Wagner non ha problemi. Ecco qui ancora Kalinic al 76esimo verso Cristantelio, che fa la sua classica azione a rientrare, tiro a giro fuori di pochissimo. Attenzione qui ancora Teglio, pallone per Kalinic, messo dentro per Ilicic, il tiro, Wagner si supera. Qui il Royal Muscron, guardate, cerca una reazione ora con Fabriz, pallone dentro, è solo Castelletto, il tiro finisce sull'esterno della rete. E qua Maurito Zarate in contropiede con gol mancato, gol subito, 3-0 per noi. E con questa si chiude la partita, il Royal Muscron era totalmente in attacco alla ricerca del 2-1 e invece il contropiede Maurito Zarate l'ha punito mettendo a segno la sua doppietta. Quindi 3-0 per noi. Guardate qua Kalinic, e quindi in ritardo il difensore, Zarate ha vita facile. Grandissimo gol. E con questo ragazzi si conclude il montaggio. 3-0 e il passaggio del turno è garantito. Questa è la classifica di Europa League. Come vedete siamo a 11 punti sicuri del primo posto, mentre le altre tre squadre seguono a 5. Ragazzi, nel prossimo episodio andremo ad affrontare il Sassuolo e nella seconda partita affronteremo l'Udinese. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, a commentare, a condividere. Se non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici. Sotto in descrizione, come sempre, trovate tutti i miei social network. Noi ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!